E dopo un meritato bicchiere d'acqua, torniamo in diretta, seconda parte delle trasmissioni di oggi, lunedì 6 dicembre 2021, dopo una parte politica, una seconda parte più di talk con tantissimi ospiti, come vedete. Ovviamente oggi è entrato in vigore in tutta Italia il cosiddetto Super Green Pass, misura già entrata in vigore la settimana scorsa, peraltro a Trieste, però oggi sono cominciati ancora i controlli più rigorosi, di cui andremo a vedere nei diversi settori interessati o meno alla misura. Ovviamente con me, come sempre, Stefano Rebbe, che ci ha accompagnato anche la prima parte. Benvenuto Stefano. Ciao Luca, ciao a tutti da casa e bentornati. Ricordando che domani vedrete me e Stefano non solo la sera via remoto, ma anche il pomeriggio di presenza. E saranno felici. Tutto il giorno in mia compagnia, mia di Stefano. Alle 5 infatti domani inaugura il mercatino natalizio in Piazza della Borsa e saremo presenti per appunto l'inaugurazione, sentendo diversi protagonisti presenti, e poi alle 9 cominceremo il talk serale, prima col confronto politico e poi con la seconda parte, in cui avremo ospite per la prima volta il neo assessore alla sicurezza De Blasio e il sindaco di Muggia Paolo Polidori, con cui diciamo si passeranno il testimone riguardo appunto la delega alla sicurezza a Trieste, per cui insomma sarà anche una... E tra l'altro, se non sbaglio, sarà la prima volta di Polidori in diretta serale nel ruolo di sindaco. Esatto, tutti e due, sia De Blasio come assessore che Polidori come sindaco, per cui sarà per entrambi una prima volta. Bentornato al direttore del Montedoro Shopping Center, Sergio Bavazzano, che abbiamo già trovato sabato mattina in occasione della diretta, anche lì per l'inaugurazione del nuovo centro vaccinale. Bentornato Sergio. Buonasera a tutti. Bentornato anche a Manuel Bossi, titolare del Rex, lo Stile del Caffè 123, e anche Ostello. Beh, l'ostello non è mio, io ho il cab, il 7. Ok, comunque, il locale. È tutta la stessa struttura. Ciao Luca, ciao a tutti. Ogni volta che vediamo Manuel è sempre un locale nuovo, per cui tra un anno dovremo fare una trasmissione soltanto per elencare tutti i locali che ha Manuel, quindi complimenti per lo spirito imprenditoriale. Bentornato anche a Ricky Ramazzina, l'imprenditore delle palestre. Ciao, ovviamente ho lasciato per ultima, ma perché ho lasciato per ultima? Perché l'unica presenza femminile di oggi, e sottolineiamo, ogni volta noi praticamente abbiamo sempre una presenza femminile, per cui insomma, questo per noi, almeno una presenza femminile, per questo noi è fondamentale, Barbara Cova, che ci viene a trovare dopo parecchio tempo, speaker di Radio Derby Web. Detto bene? E non so, sì, esatto, un'altra radio. Ciao a tutti, buonasera. Anche buonasera. Di un'altra radio. Com'è? Anche di un'altra radio. No, radio, sì, Radio Derby Web e la Radio Web, e andiamo anche su Radio Gattopardo, che è una radio siciliana, e andiamo in FM. Benissimo, perfetto. Intanto vedo Stefano se può controllare che funzioni tutto, dovrebbe funzionare comunque. Sì, è tutto online, e tra l'altro mi permetto me ne sono accorto adesso, di fargli auguri di buon compleanno a Dennis Fantina, che oggi è il suo compleanno. Benissimo, noi infatti abbiamo aperto la notizia proprio con la notizia del compleanno di Dennis Fantina, per cui ci fa sempre piacere, quindi bravo Stefano che l'hai ricordato. Sergio, allora, eravamo presenti lunedì sabato mattina per l'inaugurazione del centro vaccinale, che è entrato in funzione proprio oggi. Com'è andato? Beh, c'era tanta gente, un buon afflusso, e la speranza è quella di vaccinare tutti da parte delle ASUGI, e posso dirle che è partito senza intoppi. Andiamo avanti e vedremo i risultati. Diciamo un centro vaccinale o comunque un locale, diciamo, di uso pubblico sociale, come può essere un centro vaccinale, diciamo, porta anche dei vantaggi riguardo al centro stesso, cioè, come dicevi tu, sia come pubblico che affluisce per il centro vaccinale, ma anche dopo che può, magari può passeggiare per il centro, che può fare acquisti per il centro, quindi può avere una funzione di catalizzatore di pubblico, o secondo te in realtà queste persone vengono al centro vaccinale e vanno subito a casa? Allora, premetto che oggi è il primo giorno, quindi non saprei dirti esattamente se ci sarà flusso o meno nei vari negozi. Sicuramente noi l'abbiamo fatto più che altro per una funzione sociale. Il comune di Muggia cercava un posto dove fare il centro vaccinale, noi, avendo degli spazi liberi e vista la temporaneità nel quale ce l'hanno chiesto, abbiamo deciso di realizzare questa cosa.
Benissimo, perfetto. Abbiamo visto che è stato realizzato in maniera molto, così, molto precisa, molto puntuale. Abbiamo anche fatto il tour sabato del centro, intervistando Sergio Bavazzano, intervistando il vice governatore Riccardi, che è venuto e ha portato così il saluto e anche la benedizione, per usare la terminologia così un po' particolare da parte della regione, comunque anche apprezzato al centro. C'era il sindaco Paolo Polidori, per cui tutte le istituzioni principali sono state presenti, e c'è stata anche la delegata del presidente Poggiana per la SUGI, per cui diciamo è stato comunque un importante momento anche di condivisione riguardo, come diceva Sergio, e di cercare di raggiungere quanto prima un'immunità che ci permetta di uscire comunque da questa situazione quanto prima. Continuiamo. Manuel, primo giorno di Super Green Pass, come è andato? In realtà per Trieste è la seconda settimana, però diciamo i maggiori controlli sono iniziati oggi. Un tuo feedback anche riguardo alla predisposizione del pubblico nel mostrare il Green Pass? Ma in realtà i controlli sono già iniziati la scorsa settimana. Noi abbiamo già avuto, io ho avuto controlli più o meno in tutti i locali. Oggi c'era ancora più confusione da parte delle persone, qualche battibecco, diciamo così, con qualche cliente che insisteva, che voleva che gli controllassimo il Green Pass al banco. Allora abbiamo stampato un foglio che ha messo un bel specchietto che ha predisposto la FIP, che riassume un po' tutte le caratteristiche della nuova normativa, in modo tale da far chiarezza anche a chi viene e che fondamentalmente non ha capito niente di come funziona. Del resto però sono rimasto piacevolmente sorpreso che la gente in giro c'era, forse addirittura più degli altri giorni, quindi questo sono contento. Credo che noi l'abbiamo pagato di più la scorsa settimana, perché andando in zona gialla, come sempre, ogni volta che viene fuori una nuova direttiva, si cambia colore, eccetera, eccetera, la gente è completamente frastornata e quindi tanti addirittura non escono per aspettare le conseguenze. Insomma, oggi credo sia andata un po' meglio anche. Benissimo. Ricky più volte ci hai raccontato come le palestre abbiano sofferto la questione del Green Pass, non soltanto le tue ma un po' tutte, proprio perché quella fascia, no, interessata alle palestre sembra quella che, diciamo, meno è stata protagonista delle vaccinazioni. Quello che però vorrei domandarti, la questione Super Green Pass, che ricordiamo non intacca le palestre, perché per andare in palestra basta il Green Pass, ha ulteriormente preoccupato i tuoi e magari, diciamo, reso un po' più incerti, titubanti riguardo nuove regole i tuoi clienti, oppure questa giornata è passata molto tranquilla? No, noi abbiamo passato la giornata a spiegare che in realtà per noi, nei confronti della scorsa settimana e prima, non cambia assolutamente nulla, però tutti hanno esposto il dubbio che di questa escalation di allarmi hanno il terrore di arrivare al punto clou di una. Nel senso che tutti dicono non lo faranno mai, non è possibile, non ci sarà mai, però in realtà tutti vanno a fondo e vogliono sapere se questo escalation di allarmi possa arrivare a questo. Poi adesso sento da Manuel che qualcuno si arrabbia anche se non viene controllato il banco, e questa è un'altra preoccupazione delle persone, perché tutti me lo mostrano, entrano, però nessuno si arrabbia e insiste per questo tipo di... Cioè, mi preoccupa un po' queste persone che devono sventolare questa... Cioè, io sono favorevole al Green Pass, ma però il troppo è troppo, penso, no? Quindi se uno dice tu dici, sono favorevole al Green Pass, ma sono sfavorevole all'esibizionismo, questo dici in poche parole? Arriva il banco, il titolare del bar mi dice, no, guardi che per il bar non serve, è tutto a posto... Non vedo un motivo di discussione, cioè perché devo insistere? Però, cioè non... Effettivamente, però, quello che dice Emanuele Ricchi lo sto riscontrando più volte sui social, dove ci sono molti post di gente che si lamenta come in certi locali non gli abbiano chiesto il Green Pass, allora si sfogano sui social e dice: ecco, sono stato in quel locale e non ci entro più perché non ho usato il Green Pass. Quasi che praticamente uno diventi autotestimone di se stesso per controllare se un locale mostra il Green Pass o meno. Emanuele, è diventata quasi una mania questa, o un esibizionismo, come lo chiami? Sì, te lo confermo, non so dirti, guarda, non giudico, non voglio assolutamente giudicare, però addirittura con fare
arrogante. Se ti dico, guarda, so fare il mio lavoro, no? Abbiamo tutte la cartellonistica, ti spieghiamo, guarda, non è necessario, questa gente un po' titubando, qualcuno dice, ah, avevo capito male, e va bene, ci sta benissimo, siamo lì anche per spiegare, ormai da 2 anni spieghiamo tutti i primi DPCM, adesso le leggi, eccetera, eccetera. E altri invece sono proprio arroganti nel dire, ah, no, non è così, o roba del genere, che non capisco perché, insomma, anche perché basta che utilizzi Google, o comunque guardi, ripeto, la cartellonistica che mettiamo là, che non è che la facciamo noi a mano di notte come ci viene l'estro, ma una cartellonistica ufficiale della FIPE, e vedi che è così. E ho visto sì che abbiamo addirittura delle recensioni negative perché non abbiamo controllato il Green Pass dove non era necessario, oppure segnalazioni, so che sono arrivate segnalazioni non solo a noi ma in generale alle forze dell'ordine dicendo questi non controllano, quest'altri non controllano, e via dicendo, che per carità so benissimo che ci, come al solito, c'è qualcuno che non controlla, ma non capisco sta mania del pensare di aver ragione. Se ti dico al banco non serve perché così hanno deciso, non faccio altro che applicare le regole. E ti aggiungo però che continuo anche gli episodi spiacevoli dei miei ragazzi che vanno al tavolo a chiedere appunto l'esibizione del Green Pass, qualcuno si alza la voce, eccetera, eccetera, cosa di cui ormai dopo 2 anni sono arci stufo, e non più tardo di quando era sabato proprio, sono intervenuto e ho sbattuto fuori del locale in malo modo una persona sui 60 anni così, che prima faceva lo spocchioso con le ragazze che avevo là intorno. Quando sono arrivato io è stato un po' in silenzio, dopo ho visto la scena, insomma, e l'ho mandato fuori proprio perché mi dà fastidio questa situazione di voler imporsi, non so, fare il figo con persone che sono là per lavorare e rispettare le regole. Questo qui è una cosa che proprio non sopporto più. Stefano, su questi comportamenti, guarda, dei consumatori? Faccio 2 discorsi veloci. Il primo, ci basta guardare i commenti online. La gente non riesce a capire che non è che noi abbiamo un potere decisionale. Cioè, quando tu sei al lavoro e ti viene detto che per fare una cosa devi avere il Green Pass, per fare un'altra cosa il Super Green Pass, noi ci dobbiamo adeguare a una normativa. Quindi è inutile che la gente commenti, come fa costantemente su Facebook, su Instagram, dicendo ecco, bravi, vergogna. Ragazzi, c'è una legge, c'è una normativa, noi la rispettiamo, punto. Non è che al lavoro ti metti a sindacare con le persone, sa, secondo me, e così via. E la seconda cosa, tu Luca lo sai perché ne abbiamo parlato, io vedo nella mia quotidianità, le persone che mi seguono su social mi mandano messaggi su cose assurde, tipo ecco, vergognati, sei in palestra, il tuo personal ha la mascherina e tu no. Ma perché è così? Io mentre mi alleno non la metto. Oppure, ecco, sei tu che sei in discoteca e farai ammalare tutti. Mentre io ballo, la normativa prevede che sono senza mascherina e così sto. Punto. No, tutte le persone che entrano sono state controllate su Super Green Pass e così via. Così lo vedo in tutti i settori. Le persone, cos'è successo? Che secondo me non hanno capito che non serve portare Facebook con sé. Facebook dovrebbero leggerlo a casa. Questo per dire cosa? Che se su Facebook sono abituati ad essere cattiveriosi un po', purtroppo, sotto ad ogni commento, sfogarsi sotto le cose, non dovrebbero fare la stessa cosa anche nella vita reale. Non dovrebbero andare in bar e litigare perché un barista fa il suo santo lavoro. Non dovrebbero andare in palestra e rompere le scatole, scusate il termine, perché uno fa il suo lavoro. Perché uno non può rischiare di chiudere un'attività per entrare in discussione. Cioè, rendetevi conto, in un'attività tu vedi decine, decine, centinaia di persone ogni giorno. Non puoi con ogni persona dover fare una discussione. La normativa dice A, noi facciamo A. Dopodiché possiamo passare fuori dal lavoro tutto il tempo che volete a parlarne. Ma il lavoro si fa così, punto. Quindi inutile essere arrabbiati col mondo. Sorridete e state a casa con vostra moglie, che è meglio. Barbara, su questo sempre... Allora, guarda, secondo me è abbastanza inquietante che ci sia una confusione, e torniamo sempre allo stesso discorso, per quella che è la trasmissione delle informazioni, perché non è possibile che la gente ad oggi non sappia ancora le normative, perché le trovi dappertutto. Il fatto dei locali la scopro adesso, nel senso che sentendo Manuel e sentendo Ricky in 2 realtà diverse, ma che comunque hanno a che fare con una clientela,
non immaginavo che la gente si arrabbiasse alla non richiesta del Green Pass. Se non va chiesto, non va chiesto. Cioè, no, non vedo perché uno debba alterarsi o addirittura, passatemi il termine, attaccare colui che non gli chiede il Green Pass quando non va chiesto. E, al di là di tutto, diciamo che c'è un nervosismo diffuso, dato da confusione totale nelle informazioni che evidentemente o non vengono recepite o non vengono ascoltate o non vengono comprese. E poi legandomi al discorso social, il social io sono sincera non lo seguo più, perché leggere tanta cattiveria secondo me è allucinante, cioè siamo arrivati a dei livelli veramente impressionanti, cioè, la gente sui social riesce a dire, a scrivere delle cose aberranti, perché? Cioè, non devono prendersela col barista, col negoziante, con colui che ha una palestra, non è colpa loro, stanno applicando semplicemente delle regole e non dipende da loro. Barbara, secondo me, questo mi dispiace molto, io noto che molte persone sentono la necessità di arrabbiarsi con qualcuno, sentono la necessità di sfogarsi con qualcuno, quindi se vanno in palestra si arrabbiano con Ricky, che non fa niente, se vanno in bar si arrabbieranno con Manuel, se vanno in centro commerciale e così avanti. Cioè hanno una necessità, secondo me, inadatta. Per questo io ho fatto la battuta, quello di state con la moglie, cosa vuol dire? Volevo intendere quello di stare un po' più sereni, cioè di godersi anche la propria vita, la famiglia, gli affetti, anziché passare il tempo, che lo passano in molti, te lo assicuro, a casa, magari con la moglie che guarda TV e loro intanto ad arrabbiarsi su Facebook. Ma dobbiamo essere un po' più sereni, è un momento storico talmente difficile, talmente pesante dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, che in più, come dire, continuare ad ravvivare questo odio gratuito ci fa solo male, ma non per il nostro prossimo, a noi stessi, ci fa malissimo. Quindi bisognerebbe sorridere un po' di più, io sono sempre di questo avviso. Ma guarda, io frequento un sacco di persone, un po' per gli eventi che organizzo, un po' per le amicizie che ho così in giro. E sinceramente, sì, per l'amor del cielo, c'è chi è un po' arrabbiato, chi è, come dire, ha deciso di vaccinarsi, non era contentissimo del fatto di averlo deciso, però alla fine l'ha fatto. Però mi confronto tutti i giorni con persone molto, molto civili. Ognuno dice il suo pensiero, si può parlare, ma addirittura ultimamente non se ne parla più, perché altrimenti va a finire che non parli d'altro. Cioè, ci siamo completamente dimenticati della chiacchierata che ti serve per staccare la spina. Vado a lavorare, vado a fare i miei acquisti, vado in palestra, oddio, non è il mio caso, ma vabbè. però, cioè, parliamo d'altro, non esiste soltanto la pandemia, il Covid, i vaccini, c'è altro nella vita, viviamola sta vita, perché altrimenti veramente entriamo in un turbinio dal quale è difficilissimo uscire. Se vai sui social non leggi d'altro. Perfetto, benissimo, proprio su questo, infatti noi e Stefano da una settimana a questa parte, una domanda al confronto politico, la parliamo sempre di alberi di Natale, per cui può parlare di alberi, parliamo di alberi e di luci, che è l'argomento che a Trieste. Ma in realtà, guarda, ne abbiamo parlato anche direttamente dalla piazza, sembra, adesso indifferentemente chi d'accordo o contrario, gli alberi non è questa la discussione, però parlare di Natale in questo momento aiuta, perché c'è il Natale, comunque è un momento magico, perché adesso non volevo fare una citazione, ma l'ho fatta in realtà, ma perché comunque, che sia per uscire, che sia per andare in un ristorante, che sia per fare shopping, che sia per amare il prossimo, che sia quello che volete, però il Natale ha una magia. Perché anche quando vai al lavoro spesso hai gli addobbi, la gente dovrebbe essere più serena. Quindi si spera che il Natale aiuti le persone a fare un bel respiro profondo e godersi la vita. Perfetto. E Sergio, sì, parlavamo... Prego di chi?
pescio della medaglia, però non so se a mano, sapete che da poco ho anch'io dei locali, c'è anche chi si siede gentilmente e quando il personale chiede il Green Pass si alzano, dicono grazie, scusate, e se ne vanno. E non è che capita una volta sola al giorno, cioè, c'è ancora tantissima gente. Sergio, cioè, un po' per, cioè, non è che tutti si chiedete, ma c'è chi si siede, magari tenta, col sorriso si alza e gentilmente dice di scusate, se ne va e cambia locale oppure va all'aperto 10 gradi zero. Cioè. Sergio, parlavamo di Natale, ovviamente anche Monte d'Oro Shopping Center si sta preparando a Natale con diverse iniziative. Beh, diciamo che abbiamo fatto eventi più che altro statici, perché non, anche con le normative che ci sono, fare degli eventi più dinamici, tipo un'ospitata e qualcosa di questo genere, abbiamo il rischio di creare assembramenti. Tornando al discorso di prima, secondo me, se posso dare una mia opinione, abbiamo una tensione sociale molto elevata e tutti si devono sfogare con qualcuno. Questo, secondo me, nei 2 anni di pandemia si sta ancora più accentuando. E non solo nei social, ma anche durante il periodo cittadino. Io l'altro giorno ero a Trieste in città, cioè, scusate l'espressione, c'è gente che si arrabbia anche per un posteggio, urla e strida come un sannato. Secondo me bisognerebbe tutti abbassare i toni e avere un minimo di comprensione e soprattutto pensare che la mattina ci alziamo e abbiamo la salute, però purtroppo non tutti fanno questi ragionamenti. Questa è la verità, cioè si incazzano per, scusa l'espressione, per cavolate che secondo me si può sorpassare con un minimo di intelligenza e facendo una buona respirazione. Beh, quello che però dicevi tu, Manuel, effettivamente per farti perdere la pazienza, come sabato evidentemente è stato superato di molto limite, di questo evidentemente Sergio ha un po' ha detto bene, no? Il fatto che la gente è ormai esasperata, comunque anche dal punto di vista dei comportamenti, come diceva Barbara, non sono più soltanto gli sfoghi social, ma questi sfoghi social allora addirittura si sono proiettati dal vivo e quindi la gente è nervosa, si offende, attacca briga per niente. E dunque anche per voi, no? Che vivete giornalmente con tantissime persone, non solo queste, ma anche con queste, evidentemente poi a lungo anche voi, diciamo, perdete la pazienza, come poi peraltro anche i giornalisti, quando sono stati per 2 mesi interi, noi compresi, aggrediti giornalmente da determinati manifestanti, dopo un po', insomma, anche avevano cominciato a perdere la pazienza, perché insomma, a forza di offendere, mettere le mani addosso, minacciare di tirarci oggetti, così via, evidentemente non è il caso ovviamente di titolare, almeno spero, però evidentemente dopo un po' uno perde anche i più santi, per la pazienza, Manuel. Assolutamente, ti dico, non ho alzato le mani, niente, semplicemente ho invitato la persona a uscire perché proprio ero stufo, sono stufo di questi comportamenti da maleducati. E poi ripeto, allora, perché fai il comportamento arrogante con delle ragazzine o delle ragazze, indifferente, delle donne, e non lo fai con me, titolare, o ancora di più con Ricky la mattina che abbiamo qua? Perché vuoi approfittare, insomma, di una situazione di prevalenza anche fisica? Cioè, è veramente ridicolo. Poi c'era un uomo, caso voleva, che nel bar in quel momento era il 90% di clientela donne, proprio l'hanno visto proprio un affronto anche verso la donna. Mi fa, guarda, sono andato, non dico che mi è piaciuto poter difendere alla fin fine le persone, perché tutti noi che lavoriamo con il pubblico siamo da 2 anni ormai bersagliati da queste arroganti persone, come diceva prima Sergio, c'è questa tensione sociale e si sfogano spesso su di noi semplicemente perché noi siamo il front office alla fin fine. Capisco tutto, è giusto avere più pazienza, io dico sempre è il momento di avere più pazienza, è il momento di stare più tranquilli e calmare anche gli animi, però a tutto c'è un limite, cioè non possiamo essere sempre là in prima linea. Ma Manuel, secondo te da qua ai prossimi mesi la tensione sociale è destinata a aumentare o diminuire? Secondo me aumenterà. Guarda, ti faccio un esempio. L'altro giorno Monica Canciani sul suo blog ha chiesto un parere
ai ristoratori su una frase, mi sembra, di Paoletti, no? Ultimamente neanch'io, come diceva Barbara prima, non seguo tanto i social, sono stufo, proprio perché si parla sempre solo di quello e non ho voglia neanche di avere scontri, eccetera. Ma siccome Monica è una persona molto intelligente, mi piace anche come scrive, così i suoi post, io gli ho riportato la mia opinione appunto da ristoratore, che è qualcosina, insomma, di ristorazione, di bar, capisco. Ho avuto una serie di commenti sul mio commento da altra gente, ma commenti che non avevano né capo né piede. Cioè, come se adesso, non so, chiedi a Barbara del linguaggio dei segni e io intervengo su quello che dice lei senza sapere assolutamente nulla. Quindi questo voler dire la propria, andare contro un'opinione, e attenzione, era semplicemente, io ho riportato dei dati, dei fatti, neanche delle opinioni, ho riportato, insomma, ho risposto a un quesito che ha posto la Monica alla nostra categoria, e non capisco sta mania di voler controbattere, andare contro a qualcosa, anche se in realtà era un dato di fatto, come se adesso chiediamo a Stefano qualcosa sul negozio, a Sergio qualcosa sul centro commerciale, a Ricky qualcosa sulle palestre, e noi andiamo addosso senza motivo. Ricky, prego. Cioè, io ad esempio, che affronto tipologie diverse di attività, non sono più sereno, cioè io cerco di stare sereno, ma non sono più sereno. Vi faccio un esempio: una società in cui gestisco 8 dipendenti, tutti gli 8 dipendenti col terzo vaccino addosso, un ragazzino della famiglia di queste persone arriva a casa positivo. E queste 2 persone che io ho curato, che abbiano il terzo vaccino, che facciano tutto quello che devono fare, tutto, adesso rimangono a casa dell'attività, 2 persone su 8, per 10 giorni per precauzione della quarantena, no? Allora io sono imprenditore e sono anche come voi, capisco la salute, capisco tutto. Triplo vaccino, stanno a casa, bisogna aspettare i tempi di controllare questo ragazzino se passa o non passa, è tutto. E chi va a lavorare? Magari dopo il stesso giorno arriva un qualche ente di controllo e dice: ma lei in turno a quest'ora doveva avere 3 persone, come mai ne ha 2? Cioè, sono delle problematiche vere nel gestire le attività, nelle cose. La serenità e pensare anche di noi che siamo un po' più preparati, non so chi ce l'ha, io lo invidio, ma io non ce l'ho più. Sono 2 anni che siamo in trincea. Gestisco 120 dipendenti adesso, cioè, o da una parte o dall'altra. Sento un malumore incredibile. Tu hai chiesto se aumenterà il malessere. Non c'è più una persona serena in giro, ma non che lo vedo io. Cioè, sarà quei 10 minuti che facciamo la festa la sera, ma le persone sono tutte preoccupate. Nessuno un po' più di questa situazione. E come lo sentiamo noi? Com'è possibile che chi ci comanda non senta che la gente è proprio arrivata? Non so. Allora, prima di passare a Sergio, ovviamente mi collega a Manuel, ovviamente il primo che vorrà tirar briga a Ricky, per qualche motivo ci chiami, che vogliamo fare la diretta, no? Perché non vogliamo perderci lo spettacolo, che sicuramente sarà esilarante, insomma, ecco, un momento così per alleggerire il discorso. Sergio, sui problemi di organizzazione delle attività, dei locali, hai riscontrato anche questa situazione in alcuni negozi del centro? Beh, diciamo che oggi con il vigore, diciamo, del Super Green Pass abbiamo avuto i controlli a tappeto da tutte le parti. Sicuramente oggi fare l'imprenditore, comprendo Ricky, è come stare in una bolgia di Dante, cioè non sai da che parte iniziare e come arrivare alla sera. Sicuramente il fatto della pandemia sta creando forti disagi, senza pensare che poi tutti ci concentriamo sulla pandemia, ma io faccio un esempio pratico: tutti i costi delle materie prime stanno aumentando spropositamente. Io penso alla bolletta del centro commerciale, è arrivata al doppio. In un ottobre consumo, bene o male, spendevamo 15.000 euro di energia elettrica, ce ne sono arrivati 36. Non sono pochi, immagino i piccoli imprenditori che fatica che fanno, quindi sicuramente la situazione peggiorerà a mio punto di vista. E quindi ovviamente, Sergio, poi questi costi andranno a ricadere sul consumatore alla fine, con i prezzi che aumenteranno? Sicuramente, mi domanda ancora, mi metto in Manuel,
come ancora riesce a tenere i prezzi calmierati. Quindi perché... diciamo l'assist a Manuel, no? Sul fatto che si è sentita anche un po' altrimenti polemica sul caffè, su che diversi ovviamente bar hanno già aumentato il prezzo del caffè, altri sono in procinto di aumentarlo, altri aumenteranno ancora. Non arriverà sulle persone normali, perché le persone normali a un certo punto decideranno di stare a casa. Arriverà proprio su noi piccoli imprenditori. Cioè il centro commerciale avrà le sue spalle coperte e sicuramente abbiamo visto altri centri commerciali che alla fine sono in difficoltà oggi. Lui è stato bravo perché adesso è quello che funziona più di tutti. Ma sulla gente normale, la gente non farà altro che la scelta di rimanere di nuovo a casa, di non spendere. Il problema è che noi che abbiamo delle piccole attività, delle piccole cose, non avremo più l'utente. Questo sarà il vero problema dell'aumento del costo. Perché quando io a gennaio dirò tutti 15 euro la palestra e non dei soliti 2 euro annuali che mi sono permesso di aumentare in questi ultimi 5-6 anni, la gente dirà, Ricky, io non posso venire perché non ci sarà più il denaro. Ci sono un sacco di persone che hanno... Cioè, questo gran lavoro, questi numeri che dicono, non esiste. Non ci sono questi numeri nel mondo reale del lavoro. Questa sarà la realtà. Arriverà a noi e sarà la guerra di chi sopravvive e di chi ha più le spalle coperte. O di chi, come me, che adesso da 2 anni tiene le palestre per amore, per riconoscenza di quello che ho fatto nel passato, nel mio mondo, nel mio sport e anche... Ho fatto i soldi a suo tempo con le palestre, però adesso le tengo a livello amatoriale, perché se uno parla di attività palestra adesso, a me viene da ridere, perché so fare benissimo i conti, so quanto costa mantenere un'attività di questo tipo e ti posso garantire che un titolare di palestra oggi non guadagna nulla e se prende 2 paghe all'anno è fortunato in questi ultimi 2 anni. Intanto da casa salutano il pappagallo di Ricky che ti sta accompagnando mentre parli, per cui bene, per cui salutiamo il sesto ospite. Bene, Emanuele, concordi con quello che diceva Ricky? Quali delle tante cose? Comunque sì, ma soprattutto voglio ricollegarmi a quello che ha detto Sergio sulla materia prima anche. Le materie prime stanno aumentando in maniera spaventosa, non solo, ma addirittura non si trovano. Cioè, sembra incredibile, ma faccio fatica a trovare alcuni vermouth, non si trovano più. Oppure tanti prodotti, ma del succo di frutta, i salumi che stanno aumentando del 30%. E poi, come si diceva, la bolletta elettrica che è aumentata dell'80%. Cioè, arrivata la bolletta, pensavo fosse bimestrale, dopo ho guardato bene, era un unico mese. Una roba assurda. Questo si può quantificare, va a finire che... Si può quantificare. Come, scusami? Scusami Luca, calcola che a ottobre 2020 il costo kilowatt era 0,19, ottobre 2022 il costo, ottobre 2021 il costo kilowatt è 0,39. Quindi è raddoppiato praticamente. No. Esatto. Considera che da una bolletta da 1000 euro diventa 1800, una cosa del genere, no? Perché c'è sempre la parte trasporto, energia, eccetera. Un imprenditore, come ci fa a stare dentro con le spese a questo punto? Bisogna raddoppiare tutto. Deve aumentare i prezzi. Deve aumentare i prezzi. Quindi deve aumentare il caffè rischia di raddoppiare a 2 euro? Quello là non ci riusciremo, ma il caffè dovrà aumentare non più tardi. Beh, il caffè come materia prima è aumentato anche quello del 40-50%. E a noi stanno aumentando adesso i caffè al chilo, e quindi anche noi a breve aumenteremo il costo della tazzina, sicuramente. Ma cioè, non è cattiveria, non possiamo fare altro. Ma anche i vini, anche i vini, perché il vetro è aumentato, il sughero è aumentato. A noi la bottiglia di vino costerà mediamente 30% in più, perché abbiamo la fortuna di averli qui vicino, quindi è un po' più calmierato il trasporto, e quindi anche il vino al bicchiere aumenterà tutto, aumenterà veramente tanto. Ma il problema è questo. Le persone hanno sempre lo stesso budget, o addirittura hanno meno budget delle altre volte. E quindi, come diceva Ricky, questa gente qua rimarrà a casa oppure andrà in giro a passeggiare e basta. Barbara. Le materie prime sì, sono già aumentate, e tutto ciò era già stato anticipato da alcuni documentari che ci sono stati più o meno un mesetto fa alla televisione, in cui iniziavano a dare dei dati che già spaventavano.
E quindi no, sì, non si parla soltanto di elettricità, e le bollette sono veramente allucinanti. Pensate a chi lavora con l'elettricità o con il gas, tipo Venezia, Murano, tantissime aziende che lavorano il vetro e che sono storiche si trovano con bollette che da 25.000 euro sono passate a più di 50.000 euro e non ce la fanno a star dietro perché non hanno comunque l'introito dato dalle vendite. Per quanto riguarda le materie prime base, quindi parliamo di cibo, sta aumentando tutto, zucchero compreso, zucchero, caffè, olio, tutto sta aumentando. Ed è vero, sono d'accordo con Manuel, la gente non andrà più al bar a bersi il caffè, non andrà più ad eventuali eventi, si chiuderà in casa. Allora, mentre si chiuderà in casa. Tutto quello che hanno detto è la realtà. Se ti ricordi, Luca, noi avevamo già detto che i problemi reali inizieranno nel 2022. Esatto. Ed è quello che stiamo iniziando a vedere, nel senso che appena con la fine del 2021 le persone iniziano ad accorgersi della differenza e lo capiranno nel 2022, perché ovviamente le paghe non sono più certe, perché effettivamente tu puoi entrare in zona arancione, in zona rossa, puoi all'improvviso andare in cassa integrazione. Di conseguenza, se hai qualcosa da parte o se sei tirato, stai attento, perché dici, cioè non hai più la certezza del tuo lavoro, no? All'improvviso puoi stare a casa e fare 1, 2, 3 mesi senza stipendio aspettando la cassa integrazione, quindi la gente ha paura. Contemporaneamente, nello stesso momento, tutto sta costando tanto di più. Sull'elettricità lo noti tanto, però lo devi notare su tutto il resto, perché vai a prendere un caffè, costa di più, vai a prendere un vestito, costa di più, vai a prendere un aperitivo, costa di più, vai a fare una gita, costa di più. Qualunque cosa costa quel po' di più, ma giustificato, io non sto qua a sindacare, però sulla spesa di tutti i giorni diventa un caos, perché non riesci a fare quello che facevi prima. Ed è quello che si parlava una volta con Ricky, che la gente ha paura delle cose a lungo termine, ed è il problema, si parlava degli abbonamenti nelle palestre o altre cose. Non sapendo se il prossimo mese uno sarà aperto o chiuso, ha paura a fare un abbonamento, ha paura a fare un trimestrale, un semestrale, un annuale. Su questo, ma addirittura sull'autobus e su tante altre cose. Poi aggiungi, se pur giustificato, i controlli Green Pass. Quindi la vita sta diventando veramente economicamente difficile. Quindi sì, noi auspichiamo che le cose possano migliorare, ma oggettivamente, senza raccontarcela, dobbiamo guardarci allo specchio e renderci conto che non sarà così, non migliorerà proprio un cavolo, sarà sempre peggio, e quindi dobbiamo farcela lo stesso, proprio cinicamente. Sergio, un direttore di un centro importante come tu, richiede ormai il punto di riferimento molto loro shopping center rispetto ai centri commerciali della zona, ecco, riguardo a tutti questi vorticosi aumenti che ci sono stati, e come dicevi tu che ha coinvolto pesantemente anche il centro commerciale nel caso dell'elettricità, come riesci a districarti per cercare di superare questa criticità? Beh, diciamo che bisogna inventarsi qualche politica. Ci inventiamo ogni giorno, facciamo del saving o taglio dei costi, nel senso che comunque abbiamo messo quasi tutte le lampade a LED, avendo un po', come dice Ricky, le spalle un po' grosse, e teniamo a determinati costi calmierati, e naturalmente con la buona, come si dice, con la buona diligenza del padre di famiglia si tenta di tagliare gli sprechi. Naturalmente, come tu puoi vedere, adesso viene a Monte d'Oro, abbiamo aperto solo un piano, man mano che si riempie apriamo gli altri, abbiamo messo le scale mobili con i sensori, perché una scala mobile consuma circa 18-19 mila euro all'anno, e per non incidere molto sui costi degli operatori, perché se no c'è il rischio vorticoso di avere le spese condominiali più alte dell'affitto che pagano gli operatori, e quindi rischi che ti trovi in un effetto che, oltre a avere l'operatore che ti lascia, non lo potrai mai più riaffittare locale, perché ha delle spese condominiali enormi. Quindi si fa di tutto per ottimizzare i costi. Tengo a precisare che comunque l'ultima diciamo epilogo è che se non aumenti i prezzi, dopo non sei congruo di studio di settore, e dopo ci pensa l'Agenzia delle Entrate dopo a dirti: ma secondo me, se pagavi 100.000 euro di bolletta di energia elettrica, dovevi fare 3 milioni di fatturato.
Cioè, quindi oltre il danno è anche la beffa. Rick, ho visto che annuivi sul discorso di Sergio. No, ero super d'accordo. Sì, annuivi, sì. Sì, e non solo, lui lavora con dei grandi marchi e ha delle certezze, ma il piccolo uomo che una volta azzardava aprire il negozio curioso dentro un centro commerciale non esiste più, capisci? E quella è la conseguenza dell'altro centro commerciale che abbiamo a Trieste, che in questo momento si trova in piena difficoltà. Quindi, cioè, purtroppo, conoscendo un po' le attività, so che i centri commerciali hanno delle spese condominiali importanti. Ma se questo è, se loro devono tentare di fare un bilancio, quel poco che aumentano, le persone che potrebbero tentare di iniziare un'attività nuova e tutto, non la iniziano più. E quindi tutto il mondo si fermerà. Noi dobbiamo parlare, portare nella vita normale chi ci conduce ad ogni livello. Cioè, perché non è possibile che chi ci guarda dall'alto non sappia che il mondo nella vita reale è diverso da quello che loro lo propongono. Fanno delle leggi, delle regole, delle cose che non può più stare in piedi, commercialmente non può più stare in piedi. Quindi se c'è qualcuno che ci ascolta, che naturalmente non ascolterà sicuro Ramazzina Enrico, ma voglio dire, l'umore delle persone, della maggior parte del popolo, è questo, e loro dovranno capire, devono capire, perché se no, portando avanti così la società, avranno a che fare, non adesso, non tra un anno, ma tra qualche anno, con una situazione sociale che allora veramente dovranno dire: mettiamo la scorta a una persona, mettiamo la scorta a un'altra, non come oggi che mettiamo la scorta perché c'è un muro. Cioè, voglio dire, le persone si fanno, perché se non dare da mangiare ai bambini e i miei figli non hanno come vestire, non posso festeggiare San Nicolò, qualcuno si arrabbierà veramente. Sarà un problema sociale, signori. Devono fermare tutto e fare un reset anche loro. Chi ci conduce deve dare il futuro. Emanuele, riguardo al tuo discorso che abbiamo fatto, ovviamente, sulla criticità dell'aumento delle materie prime, dell'elettricità e anche del rischio di contrazione dei consumi, è prendendo anche spunto da quello che dicevamo nelle trasmissioni precedenti, anche l'anno scorso, dell'importanza che ha il bilancio annuale, il mese di dicembre. Che mese di dicembre prevedi? Cioè, questa contrazione dei consumi potrebbe essere posticipata di quelle 2 settimane italiche, dicembre sarà salvo, o secondo te anche questo dicembre rischia di essere critico? Sarà sicuramente critico, spero meglio dell'anno scorso, ma per il semplice fatto che l'anno scorso eravamo in zona rossa, abbiamo chiuso i giorni migliori, quelli in cui si fa il grosso del fatturato. Però ti posso dire che novembre, che comunque è un mese osceno più o meno per tutti, credo, sto anno è stato peggio degli anni scorsi. Parlando anche con persone, insomma, nel resto d'Italia, mi hanno confermato questo andato generale. Io per questo dicembre mi aspetto comunque un po' di lavoro, assolutamente, però con una forte contrazione di tutti i consumi. La gente guarda anche il centesimo, giustamente, assolutamente, e col fatto che i prezzi aumentano si potrà permettere molto meno, una cena in meno, 2 aperitivi in meno, un vestito in meno e tutto il resto. Quindi ne pagheremo le conseguenze un po' tutti. Sicuramente ci saranno quelli che avranno da ridire e diranno: ah, ma sei sempre pieno di gente qua, là, a destra, a sinistra, il centro commerciale era pieno di gente, sì. O il centro città era pieno di gente, sì. Però vedi se c'è gente che passeggia o c'è gente che entra nei negozi, nei bar, insomma, se c'è gente che spende o meno. Quella è una cosa completamente differente, quindi mi aspetto forte contrazioni già da questo dicembre. Beh, diciamo il discorso che facciamo, Manuel, spesso lo fai tu, Riccardo e Stefano, sulla questione dei sacchetti, persone, sacchetti. Bravo. Sì, spesso nei centri commerciali, ma anche in città, quando vuoi vedere un po' come sta andando, fai o mentalmente o concretamente un'immagine, no? E quindi vedi, ho 100 persone, quanti sacchetti hanno in mano. In città, adesso lasciamo stare il centro commerciale, ma anche in città, quando tu passeggi, sacchetti non ne vedi. Sacchetti non ne vedi, questo ti fa capire che la gente passeggia, ma effettivamente non sta spendendo. Ma la misura quindi è un momento...
la misura di la Fiera di San Nicolò. Chi ricorda la Fiera di San Nicolò? Avete visto questi giorni la Fiera di San Nicolò? Cioè, la Fiera di San Nicolò nessuno si spingeva più. Cioè, la Fiera di San Nicolò è il termometro di quello che sarà il dicembre di quest'anno. Ma perché c'erano i due metri uno dall'altro, sai, per questo motivo qua. Ah, ecco, Stefano. Io voglio dire, quale operatore ambulante il prossimo anno verrà a Trieste a fare la Fiera di San Nicolò? Cioè, però, ma è dappertutto, cioè a Monfalcone è andato pure peggio che a Trieste. A Monfalcone, esatto, proprio è un'affluenza bassissima. È proprio il mercato che in questo momento in tutti i settori è rallentato. Questo è un dato, secondo me, abbastanza oggettivo. Resta il fatto che io purtroppo non amo sognare su queste cose. Mi rendo conto in modo cinico che questa è la realtà e bisognerà andare avanti. Di conseguenza certe cose ce le permetteremo di meno. Certe persone potranno continuare a fare tutto, altre no. E d'altronde la vita è sempre stata questa. Adesso è un po' più accentuato. Scusate. L'imprenditore, parlo delle persone normali, no? Non parlo del titolare della SPA o il massimo di qualche società mega, parlo delle persone normali. Sai come potrà andare avanti un imprenditore normale? Togliendosi sempre del suo. Cioè, finirà, come in certi settori, e li abbiamo ben chiari, che il dipendente guadagnerà più di quello che ha investito centinaia di migliaia di euro. E già in certi settori, e così riuscirai a sopravvivere. Ma questa cosa fin quando andrà avanti? Perché uno può anche dire: mantengo 10 dipendenti, guadagno meno di loro, nella speranza che ritorni un po' di ossigeno. Se questo ossigeno non arriva, io chiudo la baracca, lascio casa i 10 dipendenti, e allora sì, si renderanno conto che sono quel benefattore che sono. E io vivo nel mio orticello piano piano e cerco di fare, perché questa è la realtà. Solo portandosi via da quello che era il benessere di un titolare di un'azienda una volta, uno oggi tiene in piedi la propria azienda. Questa sarà la realtà. Ma perché non ci aiuta? Cioè, nessuno si accorge di questo? Chiaro, perché poi siamo in Friuli, abbiamo una realtà. Dal Friuli in poi c'è un'altra realtà ancora. Arrivi a Roma, c'è un'altra realtà ancora. Arrivi da Roma più in giù e il mondo è totalmente diverso. E vediamo che questi aiuti, questo assegno ce l'hanno tutti al mondo, insistiamo e continuano ad averlo tutti al mondo. Non so, bisogna rettificare la gestione totale della situazione se volete che le persone oneste o i lavoratori o chi dà lavoro sopravviva, se no adesso siamo proprio quasi arrivati. Secondo te, Sergio, in contesto di un centro commerciale che è evidentemente diverso di quello del centro città, in questo periodo di festività la gente sarà più spinta, più propensa a spendere nei negozi? Bah, io ti dico che la gente comunque nel mese di dicembre è sempre stata propensa a spendere, il problema sarà gennaio e febbraio, nel senso che il mese di dicembre è un regalo, nel bene o nel male lo si fa comunque. E in città non ho idea, perché ultimamente non sono venuto. Poi calcola che con Monte d'Oro abbiamo molti clientele slovena e croata, e quindi hanno secondo me un mondo a sé. Però ti posso dire che a novembre i fatturati del centro commerciale non sono andati male, c'è qualcuno che ha comprato, qualche negozio è andato meglio. Su dicembre, tu che li fai venire col Covid, sei tu quello sicuro, Ricky. Giulia, Ricky, tanto lo sai che a Trieste è colpa tua. Non ho dubbi. No, colpa il pubblico, era una battuta, scusate. Che poi non ci prendano sul serio, non vorrei. Però ti posso dire che naturalmente i numeri che fai il confronto devi fare con quelli del 2019, perché quelli del 2020, novembre, dicembre, abbiamo pagato un enorme scotto. Sicuramente, secondo me, do ragione a Stefano, 2022 si vedrà. Dicembre la gente comunque ha ancora un po' voglia di spendere, di qualche regalo, qualche cena fuori e via dicendo. Magari lancio un astro a Ricky dicendo che magari andrà meno in palestra, perché sarà più propenso ad andare a mangiare, però alla fine questo è il target.
a dicembre succede proprio questo, che nella scelta qualcuno, non, gli, non i, i, i fanatici del nostro settore, ma le persone più o meno normali rinunceranno al mese di dicembre alla palestra per poter permettersi di fare la cena in più con gli amici, giustamente. Perché se un ragazzino ha 50 euro contate, non starà a casa la vigilia di Natale o per venire in palestra, no? Si farà il Natale con gli amici, è normale. Ma questa è la realtà vera della mia attività nel mese di dicembre. No, anche perché la vigilia di Natale bisogna andare alla palestra di Ricky, perché è il compleanno di Ricky il 24 dicembre, per cui siamo una giornata di io spero di vedere qualche video di Rebek in palestra il 24 dicembre. Sì. Ma io vado in palestra sempre, il 21 è il mio compleanno e sarò in palestra anche il 21. Oh, benissimo, quindi 21 dicembre compleanno di Stefano Rebek, 24 compleanno di Ricky Ramazzina, per cui sarà un fine dicembre elettrizzante. Non vuol dire niente, eh? Che siamo nati nel stesso mese, non vuol dire niente. No, benissimo, in questo momento... Ma anche se ultimamente ho visto Ricky effettivamente con dei problemi ai pantaloni sui social, però... Sì, sbragati, diciamo, mettiamoli così. Sì, io sono stato molto buono e non ho commentato quel post, solo perché ti voglio bene, Ricky. Beh, un po' di leggerezza in questo momento ci vuole. Ci stiamo avviando verso la conclusione, siamo stati abbastanza giusti con i tempi, ora facciamo giro inverso, ringraziamo Barbara Cova, speaker di Radio Derby Web, in onda tutti i mercoledì alle 20, dico bene? Sì, dalle 20 alle 22:30, perché... due volte al mese abbiamo l'angolo del libro e io ed Angela intervistiamo dei scrittori emergenti. Come sta quindi andando la trasmissione? Com'è? Come sta andando la trasmissione? Molto bene, fortunatamente. Abbiamo tanto seguito, ma forse perché è una trasmissione leggera, allegra, non parliamo assolutamente di tutto ciò che ci sta intorno. E quindi un sacco di scemenze che fanno tanto bene in questi momenti. Benissimo, perfetto. Ringraziamo Ricky Ramazzina, grazie Ricky. Buonasera a tutti, grazie a voi. Ringraziamo Manuel Bossi, grazie Manuel. Grazie Luca, grazie a tutti. Ringraziamo Sergio Bavazzano, direttore di Montedoro Shopping Center, che ritroveremo ovviamente i prossimi giorni per ulteriori approfondimenti, ricordando che domani alle 21:30 avremo ospite il sindaco di Muggia Paolo Polidori, con cui anche parleremo ovviamente del centro vaccinale che è inaugurato sabato a Montedoro, per cui diciamo sarà un altro momento di approfondimento su Muggia e su Montedoro domani sera, in cui avremo anche l'assessore Maurizio De Blasio, neo assessore alla sicurezza comune di Trieste, e ringraziamo anche Stefano Rebbe, che troveremo domani ovviamente per il confronto serale, che ricordiamo alle 21 vedrà di fronte Massimo Braini di Patto per l'Autonomia contro Marcello Medau, capogruppo del Consiglio Comunale Fratelli d'Italia. Detto questo, vi saluto, un saluto a tutti, ci vediamo domani, buonanotte, arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao a tutti.